fatto una maggioranza non verificata, sia per testare e fare un referendum confermativo. Lei come la pensa? Secondo lei è giusto cambiare questo articolo e quindi permettere a chi ci governa oggi di cambiare la Costituzione in modo più agevole, senza che venga rispettato necessariamente il volere del popolo? Sì, ma quello di cui stiamo parlando non è se va o no modificata la Costituzione, sulla quale sono perfettamente d'accordo con lei. Sì, sì, sì. La domanda è: come, è d'accordo chi? Sul fatto che loro vogliono cambiare un articolo? Se riescono a cambiarlo, possono cambiarlo in modo molto più facile, cioè senza chiedere a noi, il popolo, quello che, come la pensiamo, senza avere una, maggioranza qualificata. Noi stiamo raccogliendo delle firme perché se loro riuscissero a modificare questo articolo, praticamente con una maggioranza semplice potrebbero fare qualunque modifica. Lei ha detto prima che la nostra è una delle più belle costituzioni, io sono d'accordo. Quindi sono anche d'accordo che qualcosa si può e si debba modificare. Ma il fatto che loro vogliono cambiarla anche con una maggioranza non qualificata, magari con una maggioranza semplice in Parlamento, secondo me è molto pericoloso, soprattutto con il Parlamento che abbiamo oggi. Le andrebbe di perdere un minuto e mettere una firma? Volentieri. La ringrazio, mi do il banchetto. Gentilissimo. Salvo, ha preso un'altra allora, firma. Bene. Allora, vediamo se troviamo qualcun altro, magari per parlare anche di Siria. Ecco, vedete, la ragazza lì che sta aspettando è ancora da sola, proprio non vuole parlare, non perché sta aspettando.